let's fight, because we need to face the challenge that's ahead. We got you. You know there is no other. I choose you. 3, 2, 1, via! Ciao a tutti e benvenuti ancora una volta a questa sfida di Pokémon giallo, Javel contro Neptune. Io sono Stefano Neptune. Io sono Javel 91. Perfetto, in questa puntata vediamo di finire con l'allenamento, si spera, di tutti quanti e andare avanti un pochino con la storiella di Pokémon. Io mi batto questi due allenatori. Ricordiamo che comunque il Lettisurge non è stato assolutamente un problema. L'abbiamo battuto tutti e due, chi con il Super Nidoking, chi con il Super Ductrio, no? Ductrio. E quindi possiamo andare avanti. Vabbè, io mi allenerò Squirtle nel mondo, mentre Javel dove si allenerà, chi? Io mi sto facendo gli allenatori che avevo lasciato sopra e per cosa? Sopra dove? E tra Aranciopoli e Azzurropoli, Celestopoli e Aranciopoli avevo lasciato. Ci sono quelli che posso fare. Avevo lasciato quelli. Bello. Io a proposito, io vedi, grazie che mi hai fatto tornare. Io mi devo andare a prendere coso. Flash. È già, è vero. Non l'ho preso. Speravo che ti dimenticassi. Ti sei ricordato. Comincio a fare lo stronzo. Attento a te, Giove. Mi sarei fatto la grotta senza vedere. Ma davvero ce la fai? Un po' di castime, sì. Ma io la grotta non me la ricordo come si fa, quindi perderò occasioni di tempo a farlo. Bene, benissimo. Osso clava? Ma davvero vuoi uccidere? Super efficace contro Nidoking, osso clava. Cazzo, perderò contro un Cubone. Sì. Ha fallito. Ho vinto. Che tristezza. Ok, se Squirtle si evolve in War Turtle sto bene, diciamo. Allora andiamo a farci questa, gli allenatori qua l'ho finiti tutti. Bene. Andiamo a farci una bella curetta. Così dentro la grotta Diglett io mi alleno. Ok, questo è un rischio. E vai. Rischio riuscito. Con Bollaraggio spero di batterlo un Diglett al 17. Spero. Sì, no. Mannaggia. Sì, e fallisce pure. Non so come mi fa ruggito, fallisce pure. Finalmente mi va bene una cosa in questa grotta maledetta. Bastardo. Sì. Bravo. Sì, ma caspita se mi esce un Ductrio per allenarmi, Vorrei dire. Dai. Cosa dicevi tu? Se metti un Ductrio ti esce un Ductrio? No. Proviamo. Sto scherzando. Scavo una fossa. La scavo pure io. E ti fotto! Mi piace un sacco le tattiche di fossa. No. Vabbè. Sì, Javel! Stai perdendo? Sì, Javel! Guarda, un Pokémon più forte del mio! Ehi, Squirtle si evolve! Il mio Pokémon! Ragazzi, Squirtle è sempre stato il mio Pokémon. Se mi fa fossa adesso lo uccido. Mamma mia. War Turtle! Brutto colpo! Venomat al 16, al 15. Scusa. Quanto mi piace avere... Mamma mia, Blastoise è il mio Pokémon preferito di sempre. Non potevo non averlo a questa sfida. Anche se mi costerà la vittoria allenarlo. Guarda, non me ne frega niente. Io se ho Blastoise sono contento. Solo che lo devo portare al 36, che palle. Beh vabbè, prima o poi salirà, no? Si spera. Intanto sta al 16. Non mi fare ruggiti. Mancano solo 20 livelli. 19, a me mancano meno di 20 livelli. No, però serve. Non puoi farne a meno. Tu vabbè hai Lapras. Cioè dovrai avere Lapras. Diciamo okay. Come stanno le vabbè cose. Ma a me Lapras mi è sempre piaciuto. Infatti. Però io invece mi prendo il mio Blastoise, che è piaciuto sempre a me. Quindi ho fatto. Che coglione, ho messo repellente, ma ho messo un Pokémon di livello basso. Che pica. Questa ancora non te l'avevo sentita dire mai. Stupendo.
Che poi, scusa, potevi fare una cosa per farti uscire Dutrio? Beh? Ti metti repellente e metti un Pokémon al di sotto del, 20, del 29. Ti esce per forza. Allora, io i suggerimenti te li do quando ti servono. Ma mi è venuto, che ci posso fare? Ma vaffanculo, Javel. Ti usciva di sicuro, perché è l'unico Pokémon che usciva. Quanto sei in merda. Di nuovo l'ho fatta, però ho detto sì, tanto la scala qua sta. Cosa? No, ho detto la scala tanto qua sta, ne ho trovato un altro di Pokémon al 20. Mannaggia la miseria. Chi è che ha Cubone? Questo? No, la femmina. Sicuro? Sì. Diglett Fossa, cazzo, non ho visto. Grazie, Javel, almeno. Cazzo, ho perso coso. Certo che come starter. Prendiamo un ciugul. Basta di me. L'altro allenatore che hai invece, scusa? Mi ricordo Bellsprout. No, sto andando contro un Bellsprout col mio Wartada. Bellsprout. Bene, catturato. Weeping Bell. Altro che Bellsprout. Porca la miseria. Ok, Butterfree, scelgo te. Butterfree, scelgo te, ancora a te. Sai che forse dovevo allenarmelo un po' di più, Wartortle. Venomoth impara la Flash. Ti stai allenando Venomoth? Sì. Bravo. Con Flash. Bravo, bravissimo. Bravo, bravo. Che cosa? Cos'era sta affare? Mannaggia la miseria. Comunque io ho la mia teoria sui Pokémon. Cioè? E cioè il fatto che, secondo me, sempre, dopo Aranciopoli, cioè dopo questa parte, cominciano ad andare molto più veloce. Sì, io voglio. No? No, aspetta! Bellissimo bug! Bug del gioco. L'allenatore stava girato verso il basso. Beh? Però sono andato io e mi ha fatto il punto esclamativo come se mi avesse visto. Anche se stava girato verso il basso. Ma lo sai che ti escono i Pokémon al 100 che puoi catturare. E allora ho vinto! Dai, stupenda sta cosa. Io mi ostino a fare bolla quando ho pistola acqua e tutto quanto. Chi è il prossimo? Qual è la prossima palestra? La prossima palestra è Erika. Cioè? Erba. Erba, mi do le 9 Charmeleon. E io chi mi alleno? Vabbè, no. Blastoise ovviamente. Blastoise contro l'erba. Yeah! Spaccherò tutto. Grande Neptune, principe Neptune, Neptune Alibaba. Facciamo una scommessa. Vai. Che cosa ti vuoi giocare che io batto Erika con Blastoise? Lo batti. No, come fai a dirlo? È di acqua contro i Pokémon di erba. Sì, come fai? Però se impari una mossa buona, forte. Impari Bora. Dove? Peccato che qui non c'è il select per fare la scelta rapida per mettere la B. Avrei risparmiato un sacco di tempo. Ah, è vero. Devi andare ogni volta agli strumenti, forse. Sì, che palle. Dove cazzo stai? Io sono andato a Celestopoli. Ma vaffanculo, Javel. Che devo fare? Non vado più avanti nella storia. Perché stai indietro? Ho battuto tutti, sono tornato indietro. Javel, vaffanculo. Che devo fare? Sei una merda. Hai ritirato il Pokémon dalla pensione? Che non mi ritiro a fare che sta al 5? Non lo so. Magari ti serve. Non mi serve. Sto battendo tutti gli allenatori che trovo, così sei contento. No, no, fai quello che vuoi. E il mio Venomoth. Fai tutto quello che vuoi. Non voglio più parlarti. Va bene. Sei un bimbo cattivo. Che devo fare? Mi rimango indietro? Colpo karate, mi uccide il mio Pikachu. Brutto colpo, come sempre. Pikachu, sei sempre più schifoso del mondo. Sei un bimbo cattivo, Javel. Colpo basso. Va bene.
Va bene, Machop, va bene, uccidimi Pikachu per l'ennesima volta. Guarda, c'è il minimo. Il Pikachu a che livello ce l'hai? 20. Devi allenartelo. È morto, è morto. Torni indietro, ti curi e te lo alleni. No. Come no? Devi. No, mi sto allenando Venomoth. Il mio Venomoth. Bello, carino. Davvero? Sì. A che livello stai? 16. Vabbè, allora te lo stai allenando, eh. È che l'ho partito dal 13. Ah, ok, allora te lo stai allenando davvero. Super efficace azione. Grande Onix, sei sempre nei nostri cuori. Ora muori. Ma perché io non seleziono questa merda? Ho la bicicletta, ragazzi! Yeah! Finalmente ho la bicicletta! Con una o due puntate di ritardo su di te. Due fammi puntate capire. Di ritardo. Ma porca la puttana. Che palle. Perché? 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 No, la aspetta. Domenica non mi lasci sempre sola. Ma non è nemmeno la squadra completa! Perché tu sì? Sì. Ecco, altro lavoro in più per me che devo editare tutto quanto. Lascia qualcuno nel no, box. No, non li lascio. Pezzente. Non li lascio. E Venom ti impara una mossa, porca puttana. Non è che puoi fare sempre così schifo. Sei un pezzente. Lascia qualcuno nel box. Sei un Venom. Sennò io devo mettere sempre tutti quanti. Mi hai recuperato, visto? Però bravo. Ah? Mi hai recuperato. Perché? Io là sto. Madonna, non è vero. Madonna. Stai molto avanti. Stai o due o tre allenatori avanti, quindi non dire stronzate. Un allenatore avanti al tuo. Perché non è vero, ho battuto l'avventuriero per salire di livello. Weedle! Io pure devo battere l'avventuriero. Perché mi sono preso l'MT30. L'MT30? Cos'è l'MT30? Non lo so, non lo voglio sapere. No dai, dimmelo. Non lo so, ancora non l'ho fatto. E allora poi vai a vedere cos'è l'MT30 e dimmelo. Nidoking non lo sto usando più, se ti interessa. Oh... finalmente sarà una sfida. Porca puttana! Ma fra poco avrò il Charmeleon più forte di Nidoking. Cazzo. Non ho sveglia. Sveglia, sveglia! Maledizione. Maledetto. Potevi avvelenarmi, no? Ma che caspita, che palle. Poi a te si svegliano subito. No? Ah, quella mi ha saltato. A te si svegliano subito. Na 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 na. A me non si svegliano mai. Mo Pikachu, porco cane, ci sono un sacco di Zubat, ci sono, no? Mo, se ti vuoi nelle grotte ci sono Zubat di solito. Se ti vuoi per favore allenare una volta. Ma guarda che cosa sta succedendo. Ciao ciao. Mi sveglio e mi fa la Vogibotta. Ah, qui la Vogibotta non ti faceva attaccare. Che vergogna. Prima allenatrice. Javel, non è che mi hai fatto qualcosa al gioco per sì. Farmelo andare così a putt... Ti ho hackerato il gioco. Ma guarda che schifo. Dovremmo aumentare... Ah! Dovremmo aumentare il... No! La durata... Questo si è alzato la difesa speciale. Dovremmo aumentare la durata delle puntate, cazzo. Secondo me. No. 20 minuti non si arriva un cazzo, manco nella grotta sono arrivato. Allenatori di nuovo battuto. Inibitore, non ho usato nemmeno una mossa. Doppio calcio, detto paria, la mossa che contro le super efficace contro Jigglypuff, giustamente me la dovevo inibire. Beh, allora, caccia un argomento, di che cosa vuoi parlare? Tarallini. Ok, ti piacciono più quelli alla velen polvere, ma vaffanculo. Vabbè, almeno non mi può più addormentare. Ti piacciono di più quelli alla cipolla o al rosmarino? Al rosmarino. Perché? Non lo so. Devo portare Nidoking al 30. A così me più quelli alla cipolla. Il prossimo standard. No, ah, meno male, non è effetto. I taralli alla cipolla danno quel retrogusto di agrodolce. Di cipolla. Dai. No, è agrodolce, sono buoni. Più di quelli al rosmarino. Quelli al rosmarino mi sanno. Non lo so, mi sanno di già sentiti. Di già. Allora, senti, il coso dove sta? Ah, ecco. Ah, hai visto l'MT30? No. Vuoi sapere cos'è? Sì. Te lo dico subito. Vai. Quanti cazzo li metti dentro? Secondo me è movimento sismico. Teletrasporto. Ah, teletrasporto. Movimento sismico stava sopra... Dove? Dove sta Misty sopra per andare da Bill. Davvero? Sì, se non l'hai preso sei un picciolla perché non lo puoi prendere. In che senso non lo puoi prendere? No, no, ora è taglio, puoi prenderlo. Che di solito si fa con l'allenatore. Venomoth è difficilissimo da allenare perché tiene azione. Dillo a me che sto provando ad allenare War Turtle. Cioè, Butterfree alla fine è il Pokémon che mi sta servendo di più, ti rendi conto? Ma ce l'ha ancora il 22.
è il mio Pokémon più forte. No, io Pikachu non lo sopporto, per favore, toglietemi Pikachu, io lo libero, ragazzi. Allora, chi vota per... Lo libero fare... Pikachu! Come puoi? Ehi, è morto di brutto, è morto di... si colpisce da solo. Chi vota per fare in modo che Javel debba per forza allenare no, il no, Pikachu? No, no, è morto Pikachu per la confusione, guarda, ehi, signori, signori, signori e signori, io... Javel, posso dirti una cosa? Visto che stai avanti... Perché stai avanti adesso come livelli, come... Allenati quel cazzo di Pikachu. Sì, mo gli do le caramelle rare, vaffanculo. Allenatelo. Gli do caramelle rare, guarda. Davvero, giuro su Dio che gli darò caramelle rare, guarda. Voglio vedertelo fare. Se no non ti credo. Guarda, Pikachu primo. Vai. Guarda, strumenti, caramella rara. Pikachu. Così è resuscitato. Va. Vai pure l'altro. No. Mi sembra che casomai muore. Mo gli do una bella pozione e stanno tutti felici. Na, Pikachu, te ne do due, na. Basta che non muori, figlio mio. Per favore, te lo chiedo. Non morire, ora. Beh, al 21 non è comunque così triste. Facciamo una cosa, portatelo al 23, così io intanto arrivo nella grotta. No! Senti, io lo sai che non so fare la grotta, no? In che senso? Purtroppo non me la ricordo, quindi... No, manco io. Siamo pari. Perché non sono arrivato a provare fino a questo punto, quindi... gireremo a cazzo fin quando non la troveremo. Yeah. Cazzo, Cubon! Cazzo! Beh? Mi uccide Nidoking. Al 23 sta. Ma dai. Bravo. Ah, vabbè, mi toglio poco. Pff. Colpo da maestro! Ti spaventi per niente, Javel. No, gli ho fatto brutto colpo. Ridiamo, mi ha fatto ruggito. Io dovrei piangere perché stai avanti, però rido anch'io. Sono sportivo. Battlefield al 23. Uno Slowpoke. Turbine. Come Slowpoke? Ti è uscito Slowpoke? Sì. Nella grotta. Davvero? Sì. Stupendo. Davvero, mo me lo catturo. Non è di un allenatore. Vaffanculo, Javel. Che ti credo pure. Al livello 23, oh, che carino. Pikachu. No, ma ti spiego, c'era una grotta all'inizio di Cristallo in cui c'erano gli Slowpoke e quindi mi sono confuso con quella, pensavo fosse quasi normale, invece qua gli Slowpoke si trovano solo alle grotte spumarine, forse, no? Non tengo manco repellenti, mannaggia. Javel, yuhu, gli Slowpoke non si trovano solo alle grotte spumarine? Sì, giusto per dire. C'è anche un altro luogo, se non sbaglio, dove si trovano. Ah, aspetta, forse la via Vittoria c'era qualcosa? No, non può darci, non mi ricordo. No. Io mangio un taralli. Se mi inibisci. E tornano i taralli di Javel. Ok, buono. War Turtle finalmente sta arrivando forse al 20 con questo allenatore. Forse, Speriamo, perché sennò. Ma tu stai andando avanti con la grotta? Ti ho detto allenati più. Senti, facciamo una cosa, quando spicci Shoku, lo spicci pure io. Vaffanculo. Io ti allenando. Quest'uno di vita mi piace proprio, sai? Tutti gli allenatori sto facendo, che devo fare? Vabbè, anch'io. E allora? Va bene, va bene. No, mi sono pensato, vaffanculo. Finalmente! Che caspita, sono stato mezz'ora addormentato a Volgibotta, addormentato a Volgibotta. Porca miseria, può succedere pure a te ogni tanto, no? No, a me non deve succedere. Ecco. Comunque, incredibile, pensavo ci volesse di più, invece War Turtle sta già al 20. Come puoi un Oddish sopravvivere a un colpo, mannaggia di Nidoking. Che culetto. Ah, Javel, ti informo che sono arrivato finalmente alla grotta. Ciao. Quasi. Tu stai uscendo? No. Dalla grotta. Non so come si esce dalla grotta. Dai. Uno di vita tiene. Chi? Bulbasaur. Ho trovato nella grotta Pokémon Bulbasaur. Vaffanculo, già. Non ti crederò mai più in tutta la mia vita. Dai. Sono nella grotta. E allora che ti lamenti? Shh. Amene. Ciao. Pokémon. E non ho insegnato Flash a nessuno. Ah. Che palle.
Senti, chiudiamo qua questa puntata. Che ne dici? Sì. Fammi insegnare Flash a Pikachu. Ma solo l'allenatore e poi possiamo salvare. Ah, vabbè. No, è l'ultimo Pokémon. Neptune, ti finisco tarallini. Maledetto. E sono alla cipolla, hai detto che non ti piaceva. Boom. Ho cioccolato di merda. Sì. Nidoking è impazzito. E vabbè, ma dai, ma non si confonde mai. Fai schifo. Dopo 5 volte si confonde. Ma tu le... Ah, vabbè. Ehi, allora, fammi finire sto caspita dell'allenatore. Salviamo e spegniamo, per favore. Va. Poi alla prossima puntata finiamo questa grotta infame, perché dobbiamo finirla prima o poi. D'accordo? Se sapessi dov'è l'uscita, la finisco volentieri. Sai che non mi ricordo. Cazzo, mi ho scoperto l'allenatore per camminare, mannaggia. Ah, meno ce ne sono un po'. Dai, che dobbiamo salvare! Dai, ne stai facendo un altro! Tu pure. Sono più veloce io ad ucciderlo rispetto non a te. Vero. Scommettiamo. Ho finito. Se fa autodistruzione questo. Porco dio. Stavo scherzando, davvero mi fai autodistruzione? Sì! Sì! Limonguli toi! Limonguli toi! Chiudiamo questa propria puntata con limonguli toi! Salviamo! Io sto salvando. Anch'io. Salva. Ok, da Stefano Neptune con molta fatica. E Javel 91. Ciao. Javel ha salvato il gioco. Alla prossima. Alla prossima.